Oggi parliamo della Carta di Milano, un impegno mondiale allargato all'acqua, ma è veramente un impegno che possiamo fare a livello mondiale? Beh, se abbiamo fatto un Expo perché ci sia l'impegno mondiale sul tema del cibo, siccome non cibo senza acqua è una derivata, come dire, conseguenziale necessaria e naturale. La sopravvivenza del pianeta è legata al fatto che si riesca a garantire l'acqua dove oggi non c'è. Questo è il tema del temi, il diritto dei diritti, diciamo così. E quindi, insomma, credo che questo Festival dell'Acqua potrà dare qualche contributo, essendo che oltretutto il tema è anche un tema di incrocio di saperi che possono consentire di dare tecnologia e innovazione acqua dove non c'è. E nell'area che voi gestite come sta l'acqua? Ma il territorio di Milano in generale è un territorio in cui c'è l'acqua, un'acqua ottima, un'acqua salvaguardata, un'acqua sicura, un'acqua che costa meno, un'acqua su cui sono stati fatti molti investimenti. Il ragionamento che noi facciamo è che il sapere non può essere messo solo a disposizione di chi oggi dice l'acqua dove c'è, affinché sia sempre più sicura, ma questo sapere possa essere messo anche a disposizione di chi l'acqua non ce l'ha o che comunque deve migliorare, diciamo, la propria gestione dell'acqua. Credo che Milano questo debba dire, questo Festival dell'Acqua, cioè come si fa a ridistribuire sapere, che è il grande tema dell'acqua.